costi. Il Comune di Milano, secondo i dati degli istituti della ricerca sociale, è il Comune d'Italia che mette più risorse in azioni di sostegno al reddito. Abbiamo ormai raddoppiato rispetto a precedenti amministrazioni quella che è la mole di risorse che mettiamo a disposizione in investimenti che riguardano contributi o azioni di vario tipo. Crediamo che questo sia indispensabile come linea, come diciamo, orientamento, assolutamente sempre da confermare, e però pensiamo che non sia sufficiente, per questo chiamiamo a raccolta in una settimana la società civile milanese per ragionare assieme di come essere ancora più efficaci nelle azioni di contrasto alla povertà, proprio perché pensiamo che questa sia una partita decisiva per il futuro del Paese. In questi mesi sta per entrare in campo il reddito di inclusione, che è la prima misura strutturale di sostegno al reddito della storia d'Italia, un provvedimento per cui noi ci siamo battuti con grande determinazione, che ancora non copre quella che è la platea degli esclusi, quindi noi chiediamo al governo, lo faremo in questa settimana, di mettere molte più risorse in maniera tale che quella giusta misura sia applicabile per tutti. E in questa settimana, che è la prima della storia dell'amministrazione comunale dedicata al tema della lotta alle povertà, presenteremo diversi progetti e proposte che vanno proprio nella direzione di dare sempre delle opportunità e delle garanzie a chi vive al margine. Come dati, quali sono i più eclatanti rispetto agli scorsi anni? Com'è il trend? Ma diciamo che noi abbiamo avuto un'impennata pazzesca di richieste di contributi tra il 2012 e il 2013, laddove abbiamo registrato in quegli anni l'aumento del 300% delle domande di sostegno al reddito. Questo fu dovuto all'impatto della crisi e anche al fatto che il Comune prima del 2011 non si occupava di questo, quindi probabilmente è stata una esplosione di domande che ha riguardato l'amministrazione comunale anche in virtù di un nuovo, tra virgolette, posizionamento. Insomma, oggi c'è anche il Comune, prima c'erano infatti solo la Caritas, se posso dirla con una semplificazione, a occuparsi di questo. Quindi siamo di fronte a un trend che non è non ha visto ulteriori picchi, si è consolidato e noi mettiamo in campo azioni per circa 33 milioni di euro di interventi, vista la globalità delle voci a cui facciamo riferimento, e crediamo che questo tipo di intervento debba, questa serie di interventi debba proseguire, quindi c'è una politica che va in questa direzione. In questi giorni tra l'altro entreranno in campo nuove azioni, nuovi strumenti, finalmente il reddito di maternità, lo presenteremo nella settimana e quindi calcoliamo che circa 1.800 famiglie con un bambino che nasce potranno avere una nostra card da spendere in acquisto di beni e servizi riguardanti la maternità, la crescita dei bimbi, e anche questa è una misura di sostegno al reddito. E non casualmente, come in relazione a un altro strumento, il buono di assistenza familiare, che è quello invece che ti permette di acquisire ore di badanti, diciamo, selezionate dal Comune attraverso un impegno del Comune diretto economico, e sono strumenti questi che noi dedichiamo a una fascia che non è più solo quella della grave emarginazione, quindi diciamo sotto i 6.000 euro di ISEE, ma si rivolgono a una fascia più ampia di popolazione, meno 17.000 euro di ISEE. Perché questo? Perché crediamo che oggi un grande tema sia quello del sostegno diretto a chi è in difficoltà, un altro grande tema sia quello di prevenire nuove ondate di povertà, e quindi il Comune sarà su questi terreni. Proprio su questo, qual è la fascia che la preoccupa di più sul fronte delle nuove povertà a Milano? Io penso che ci siano da una parte nuclei familiari che vivono con diciamo, un reddito tra i 10, 12, 15 mila euro ISEE, e dall'altra anziani che magari sono alla fine del percorso lavorativo e sono stati magari recentemente espulsi dal mercato del lavoro, faticano ad agganciare la pensione, siano questi due gli ambiti su cui va sviluppato maggiormente un lavoro di sostegno e di aggancio per riuscire a far sì che non ci siano nuove persone in una condizione di grave emarginazione. Sul reddito di esatto di milanesi che vivono povertà. Ma diciamo che le stime sono diverse in relazione agli indicatori che si utilizzano, quindi è difficile stabilire quanti sono i poveri a Milano.
sicuramente oltre 100.000 persone sono in una condizione nella quale c'è bisogno o di un intervento diretto o di un intervento preventivo. Il reddito di inclusione, appunto, nel dettaglio lo spieghiamo. Il reddito di inclusione entrerà in campo a dicembre, ai primi di dicembre, è una misura governativa gestita a livello territoriale dalla concertazione tra INPS e l'amministrazione comunale. Si rivolge a una fascia di reddito di sotto i 6.000 euro ISEE, va a premiare innanzitutto nuclei familiari con figli, proprio perché la capienza della misura nazionale, cioè i soldi messi a bilancio, non sono sufficienti a intercettare i 4 milioni di poveri a cui dovrebbe rivolgersi statisticamente, e quindi dà una priorità innanzitutto ai nuclei familiari con figli, e interviene, diciamo, erogando risorse per un contributo mensile di circa, che dovrebbe essere attorno ai 400 euro al mese, e per misure di inclusione che non riguardino solo l'erogazione monetaria. Anche questo per noi è un principio fondamentale, lo abbiamo anticipato l'Italia con il patto per il riscatto sociale 3 anni fa, indicando una misura che fornivamo in attesa del reddito di inclusione, dando una risorsa monetaria e chiedendo però in cambio a chi la riceve di attivarsi per l'aggiornamento, la ricerca del lavoro e via di questo passo, seguendo queste persone, proprio perché il sostegno al reddito per me è un patto, non è solo io ti do dei soldi, arrivederci, grazie, e poi magari tu rimani nella condizione di povertà e non riesci a darti da fare per risalire. Il patto è io ti do, tu in cambio, tra virgolette, mi garantisci che insieme pensiamo a te, in maniera tale che la tua condizione attuale di povertà di oggi non sia più quella di domani. Ci sono delle fibrillazioni però a Roma sulla fronte del DEF all'interno della maggioranza di governo. Lei teme che questo poi possa compromettere tutte queste misure? Si parla anche di una possibile crisi di governo. Beh, diciamo che l'Italia è arrivata molto tardi ad occuparsi di sostegno al reddito, tanto che per tantissimi anni è stata, fino all'anno scorso, l'unico paese della vecchia Europa, assieme alla Grecia, a non avere una misura strutturale. Oggi c'è un dibattito per aumentare le risorse, io sto dalla parte, a prescindere da PD o non PD, di tutti quelli che dicono che ci vogliono più soldi per diciamo, il riscatto sociale, il contrasto alla povertà, e quindi condivido tutti gli sforzi che si stanno facendo nella sinistra della coalizione, che coinvolgono parlamentari del Partito Democratico e anche grandi personalità come Giuliano Pisapia o movimenti politici nati recentemente come quello di Bersani, per chiedere più soldi nel sostegno al reddito. Sarebbe paradossale che il governo però cadesse sulla povertà dopo che è il governo che una misura di contrasto alla povertà l'ha introdotta. Squadre antidegrado, ci sono dentro i migranti, ci sono i disoccupati, come sta andando? Adesso siamo nella fase delle azioni volontarie, che stanno andando sempre tutte molto bene, come avete avuto occasione diverse volte di vedere. Stiamo per partire con questa misura che contiamo di presentarvi tra 15 giorni.